ragazzi, qui è Buscab, ritrovate nel mio canale, sono qui oggi, signori, di nuovo nel quarto episodio di Dishonored. Dovrebbe essere il quarto, non vorrei dire una cazzata, raga. E niente, raga, mi raccomando, mettete dislike perché volevate Watch Dogs. Watch Dogs torna, raga, cioè, Watch Dogs c'è, come vedete, lo sto facendo. È difficile, oh cazzo, qua c'è subito una roba, raga. Intanto, no, filmato. Ti sorprende che sia riuscita ad attirarti qui? L'esterno mi ha marchiata da tempo. Ti ho fatto scappare dalla tua preziosa torre e ho trasformato tuo padre in pietra. Deve essere dura per te. Quando ero giovane, Jessamine ed io eravamo come sorelle e condividevamo un segreto. L'imperatore Colduin aveva un'altra figlia nata da una cuoca di corte. Sto sognando. Niente. Oppure sì, ho capito. Sì, è opera di Delia. È opera di Delia, Bomber. Intanto che ci sono. È difficile leggere, giocare, parlare, fare un discorso. Comunque, raga, Watch Dogs c'è. Cioè, nel senso, non smette. Devo. Consigliatemi una scaletta qua sotto, magari, raga, dove dire. Oh, Gabo, fai questo il giorno X, questo il giorno X, Y. Insomma, avete capito. Bravo, devi essere brava, mi raccomando. E dire la verità, raga, non è per niente semplice. Di giorno, io e Jason giocavamo nella torre, ma di notte tornavo nei dormitori della servitù, tra scarafaggi e sbobba. Papà imperatore veniva a farmi visita, dicendo che se fossi stata brava, l'anno dopo sarei diventata una principessa. Poi un bel giorno, Jessamine ha rotto un oggetto prezioso e il capospia ci ha scoperte. Lei disse che era colpa mia, così lui mi frustò a sangue nella serra. Mia madre perse il suo lavoro in cucina e quella notte stessa finimmo sulla strada, senza un tetto. Vabbè. Questa c'ha un po' di problemi, secondo me, raga. Comunque, non riesco ancora a inquadrarla bene, sinceramente. Super di qua, via. Raga, sapete che. Ma che cazzo! Madonna, sempre devo quando iniziano i filmati, dopo ve lo dico. Alla fine è in prigione per debiti. Jessamine morì rapidamente per mano di un assassino, ma a mia madre ci vollero giorni dopo che una guardia le ruppe la mascella. Quando morì mi buttarono fuori e guardando le luci della torre di Dunwall giurai vendetta. Lavavo lenzuola in un bordello e nel tempo libero dipingevo, finché Anton Sokolov mi prese con sé come allieva, per dirla gentilmente. Ero furba anche prima che l'esterno mi marchiasse e sopravvissi al peggio che l'impero poteva offrire. Ora è il tuo turno. Ok, ne stava di che un bomber, sapete cosa ha fatto? Un bomberissimo ha finito il gioco in solamente 32 minuti e io ci sto mettendo 80 giorni a finirlo. È difficile dire se la mia cara vecchia zia stia dicendo la verità. Dopo aver visto cosa avevano fatto a Sokolov, volevo uccidere tutti i complici di Delia e del duca di Serkonos. Sokolov è l'uomo che ha trasformato l'olio di balena in un'arma e ha sconfitto la peste. E ora riesce a malapena a parlare. Le mani che hanno dipinto gli uomini e le donne più potenti del nostro tempo tremano tanto da non reggere un cucchiaio. Quando sarà in grado di parlare ancora, dovrà darmi un nome. Il passo successivo verso il duca Abele. E infine Delia. Voglio solo un nome. Ok. Sì, sicuramente, madre. Certo. Non era un sogno, vero? Sono io la causa dell'amarezza di Delia. Questa è tutta opera sua.
e per questo morirà. Le nostre decisioni pesano. Sento che il mio tempo svanisce in fretta. Voilà! Trova il modo di uscire dall'oblio. Fatti strada attraverso l'oblio. Ok. Fatto. Parla con i tuoi alleati. Andiamo subito a parlare con i miei alleati. Forza. Mamma abort. Dai, Megan Foster. Megan Fox. Anton, hai avuto 3 giorni per riposare. Dimmi come uccidere Delilah. Lo hanno torturato. Il suo corpo è pieno di ferite. Delilah siede sul trono e mio padre è scomparso. Lui è Anton Sokolov, la mente più brillante dell'impero. No, Emily. Megan ha ragione. Posso far muovere l'elettricità da un lato all'altro della stanza. Ma Delilah va oltre la mia comprensione. Venni a Ser Konos per lasciarmi tutto alle spalle. Ma quando sono cominciati gli omicidi, non ho potuto ignorarli. Quando Megan e io abbiamo ricondotto gli omicidi al Duca, era troppo tardi. L'uccisore della corona voleva me. Mi hanno tenuto in vita per le mie conoscenze. Ma ho visto cose. Jindosh aveva un ospite fisso, Brianna Ashworth. È la curatrice del Conservatorio Reale. Sì, Ashworth è pericolosa. È ossessionata dall'occulto quanto Delilah. Sembra che stia lavorando su un congegno chiamato Oraculum. Nasconde molto di più di quanto vediate. Se Ashworth è dalla parte di Delilah, devo eliminarla. Chissà quali sono le sue intenzioni e cosa può fare questo congegno. La Gran Guardia sarà numerosa fuori dal Conservatorio Reale. All'interno, fate attenzione agli sgherri di Ashworth. Sono particolari, diciamo. Sono loro il pericolo maggiore. Un giorno mi dirai come hai conosciuto Ashworth. Un giorno lo farò, ma fidatevi di me. Ashworth è importante per Delilah. A questo proposito, potreste sfruttare l'abbazia dell'uomo qualunque per togliere di mezzo Ashworth. Sembra che il vice sacerdote di Karnaca tenesse d'occhio Ashworth da un avamposto segreto vicino al Conservatorio Reale. Dategli un'occhiata, potrebbe essere utile. Ricordate, se lavora ancora con Delilah, Ashworth è molto pericolosa. D'accordo, Megan. Ci vediamo. Ok, ci siamo. Abbiamo incontrato Megan Foster. E adesso scopri cosa sa il vice sacerdote Byrne. Ok, Giardini di Siria. Ragazze, perquisisci l'ufficio di Brianna Ashworth. Oh, questi non so mai se sono nemici o no. Cioè, è una cosa incredibile. Forza. Lui adesso, in teoria non sono nemici perché quando li guardo, ragazzi, dovrebbe esserci la roba rossa. Però, siccome non c'è, presumo che non siano nemici. Ecco. Ho preso un mollusco di fiume come cosa cenere perché mi ricordasse il... Piano piano che qua ce n'è una. Adesso io, raga, vado un po' alla cieca. Anzi, vediamo qua così. Che facciamo prima, voilà. Vai, forza. Via, mio. Non lo so perché ho scelto di non ucciderlo, sinceramente. Forse... Boh. Raga, sti cazzi, sapete cosa vi dico? Io mo questo l'ammazzo. Aspetta che guardo se c'è intorno qualcuno che può sentire magari... Vaffanculo, va. Muori, merda. Madonna! L'ho tagliuzzato in due, raga! C'è bomber! Ok. Lascia una runa. Raga, io voglio prendere tutte le rune a sto episodio. Tutte le rune voglio prenderle. Proviamo ad arrivare lassù. Però mi sa che qua non ci si riesce in questa maniera qui, eh. No, mi sa che devo cambiare strada. Ho lisciato. A posto di premere quadrato per annullare la selezione, ho lasciato direttamente alle due. Meno male che non ho fatto burdel. Qua dovrei arrivarci, con un bel saltino. Sì. Infatti. Alright. Permesso, salve. Che bella casina, molto accogliente. C'è nessuno? Is anyone here there? Come on.
C'è qualche sorpresa? C'è qualche sorpresa? Apri qua. La runa, raga, sapete che non ho idea di dove possa essere. Dovrebbe essere qua da qualche parte. Comunque adesso si è rotto il cazzo di camminare pianino. Proviamo ad andare di qua. L'evento è imprevedibile. Qua è pieno, raga, pieno zeppo, eh. Porca puttana. Vabbè, andiamo là. Dovrai pure avere sentito le storie su Betty la donna pianta. Raga, questi sono cazzo. Oh, che cazzo fa? Cattivissimo, raga. Cosa sono? Cosa fanno? Che è successo? Oh, bella questa. Si mette male. Non andrà da nessuna parte. Ok, siete solo in tre. Anzi, adesso sono due. Uno, è rimasto uno. Ma raga, ma che cazzo sono questi? Ma non sono della guardia reale. Saranno dei cazzo di nemici che si sono spesi in città. Comunque questi sono ammazzati tranquillamente proprio. Easy. Here we go. Allora, vediamo qua se c'è della gente. Quasi è pieno, ragazzi. Devo arrivare là, devo riuscire a disattivare l'energia di quel cazzo di cancello. Ma qua è pieno, vediamo se riesco a prendere questa. No, è pieno. Però mi sa che devo cambiare strada, raga, perché qua è veramente... Anzi, siccome sta anche arrivando la tizia qui. Occhio, eh. Ragazzi, sapete che però mi sta piacendo. Cioè, all'inizio ho detto, oddio, come cazzo faccio a fare sto let's play. Però mi sta piacendo, dai, non mi posso lamentare. Ok, quello sta guardando dall'altra parte. A sinistra non c'è nessuno. Potrei osare, visto che sono girati. Cosa faccio, raga? Stasera stufato di mazza. Non lo so. Vabbè, dai, sti cazzi, proviamoci. Ok. Ok, ma visto, bene, perfetto. Mamma mia, la fa... Oh! Dov'è la testolina? Che cazzo di figata! Ragazzo, diventa... Raga, un salame! Oh, ma posto dei sacerdoti. Che cazzo è questo, raga? È un sacerdote. C'è qualcuno? Hello? Ok, usiamo l'audiografo. Ok, nuovo inizio di missione. Scopo quello che sa bene. Scopo come Ashford corrompe. Non ho letto, madonna santa. Che palle che mi chiamano, ostia! Ok. Mangiamo il panino. Pane nero, anche se c'ho la vita piena. Anguille, buono. Ma mi sa, raga, che abbiamo finito il nostro compito. Vediamo. In tutta onestà, sospetto che ci sia. Cavistello. Abbiamo aperto anche la porta in modo tale che se dovessimo. Raga, io non so minimamente come attraversare quel bagaglio lì. Aspetta, però c'è il... Oh, cazzo! Merda! Oh mio Dio. Ok, raga, allora ho capito. Devo seguire il flusso di questo coso qua. Secondo me devo tornare su dove ero prima. Proviamoci. Qualcuno è a terra. Dai. Raga, mi hanno beccato. Sapete perché? Perché a fare sto salto qua il gioco ha buggato. Tipo mi ha lanciato fino a... Ve lo giuro, ero quasi fino al cancello, Adesso dov'è? Devo fuiare. Non so più dov'è. Hai vero? Uno dei nostri è a terra. Dovrei essere circa... Non serve nascondersi. A posto qua. Ok. Qua c'era una guardia prima, me lo ricordo. Però non c'è. Oh, che cazzo, sta arrivando una? Fammi salvare, va là. Si sa mai. Ok. Come va, svigno, raga? Ciao. Alright, bitches. Qua c'è un amuletto. Speriamo che mi dia anche un bel... Oh, cazzo, qua raga, è pieno di roba, eh. Amuletto, raccogli, metto su, ok. Mi chiedo, me ne faccio un cazzo. Abbiamo preso una bella vita, pozione. Qua ci sono le pistole, ma non le uso mai, ragazzi, le pistole di sto gioco. Non so se avete fatto caso. Non le uso mai.
Ma quelle monete che fanno sempre comodo. As always. Proiettili. La runa è lassù, devo prenderla, raga. Assolutamente prenderla. Dai, forza, andiamo a vedere dove cazzo è sta runa. Prendiamo i primi banane. Pol. Ragazzi, ho preso la runa, ne ho 5. Adesso sinceramente non ho idea di come sfruttare questa cosa. Passo d'ombra, assumere una forma furtiva per un breve periodo. Il vigore che mi permette di lanciare oggetti, aumenta la salute, blocca per deviare. Raga, però aumenta la salute, non è male, eh? Non è male, sì. Aumentiamo e spendiamo le due rune, anche se sono un po' incerto, eh. Ma sì, sti cazzi, vaffanculo. Con questa potenziale la porzione di salute rigenerata anche subisce miglioramenti. La rigenerazione, ok, ho capito. Riflessi, blocca per deviare i proiettili. Cazzo, raga, è buono questo. Buono un culo. Agilità. Non lo so. Senti di sangue. Nel combattimento usata per sferrare colpi letali di mischia. Creazione amuleti d'osso. Amuleti d'osso per sanare fra un cazzo. Sono insieme nemici ignari. Oh, bello questo. Non vedo i cadaveri, raga. Evoca uno spirito dell'oblio. Anche se qua non ho le rune necessarie, quindi evito. Sapete cosa vi dico, raga? Allora, io intanto, secondo me, andrei sui riflessi. Sì, andrei sui riflessi. Però, visto che abbiamo altre due rune, è sta roba. Nemico più vicino. Rallenta il tempo mentre scivoli con un'arma a distanza puntata a un nemico. No. Vabbè, io sapete cosa vi dico anche, ragazzi? Ho due punti. Posso ottenere questa o questa. Ah, no, il vigore no, cazzarola. Un adrenalina in combattimento. Sapete che la morte invisibile mi piace, raga? Mi piace un tot, infatti potenzio questa, vaffanculo. Là! Belle le rune, sono in po... Cazzo, ce n'è una là anche? Devo riuscire ad arrivare là sopra, raga. Eh sì. Cazzo, qua ci sono i ci sono le trappole, oh! Fermi, fermi tutti. Disarma, ottimo. Disarma. Beh, sono molto semplici, Disarma, ok. Disarma. E saccheggia pure. Buono. Ah, questa è la base della trappola, perfetta. Ecco perché. Alright. Qua ce n'è un'altra. Disarma e saccheggia. Dovrebbero essere finite, eh? Sì. Finite. Alright, come on. Piano piano, Gabby Squared. Ok. Oh, filmato. Occhio, Guardati. Lascia una scia insanguinata in questa città morente. Brianna Ashworth sarebbe stata un membro infelice dell'alta società, costretta a sposare un grasso banchiere e libera soltanto ai banchetti, dove si sarebbe ubriacata per appartarsi con qualche sconosciuto. Sarebbe finita con un matrimonio infelice e un salto notturno in un fiume ghiacciato. Ma prima che i suoi genitori la dessero in sposa, tanti anni fa, lei trovò Delilah. In seguito condusse una vita miserabile, senza poter tornare indietro. Il vice sacerdote Byrne è un uomo ambizioso, ma crede nella missione dell'abbazia: proteggere la brava gente dell'impero da quelli come noi. Tu sai che sarebbe felice se la testa di Brianna Ashworth finisse su una picca. E magari anche la tua. Signori, ci sono degli esseri ambigui qua. Sinceramente non ho idea di dove... di cosa possono farmi. Se sono... sì, sono stili un tot, raga. Ma proprio un tot. Oh, che cazzo mi lanciano questi, oh! Ma so... ma non sono... non sono veri... cioè, nel senso, non sono umani.
Prendi lì Gabbo. Bravissimo, bravo. Salta, salta, salta. Oh, bella, bella, bella questa. Raga, è una strega. Sono streghe. Bam. Ciao, Wagyu. Ragazzi, sto diventando fortissimo. Incredibile, pazzesco. Lungimirante. Muore, astia. Ok, raga, io... boh. Mi sono un po' perso, sinceramente. Però ci stiamo avvicinando alla bagaglia. Allora, qua... sono solo che è pieno zeppo di streghe. Ok, mettiti giù. Perfetto, bravissimo. Sei proprio bravo, bravo, bravo. Gabby Schwerd. Ok, di là posso salire, oh. Ecco. Te pareva? Ma qual è il problema? Ci sono le scale. Sì, sali? Gentilmente? Grazie. Ok. Che cazzo è sta roba, raga? Non posso passare. M'ha visto. Oddio. Meno male. Oh, che cazzo c'è qua? No, lo sapevo. Ancora streghe. Poi c'ho anche l'albero dietro. Allora, io sapete cosa... mamma, che mossa! Ma l'ho uccisa! Torna qui! Raga, devo usarla più spesso sta roba qua. Comunque sono proprio handicappati alcuni, Ce n'è un'altra. Mo' adesso ti faccio le combo della Madonna. Ops. Qual è il problema, Wagyu? Tieni mala gap. Qua c'è pure una runa. Acchiappala tutta. E... no, non c'ho ancora. Teniamola. Hanno portato via anche Sokol. Signore e signori, vi presento Brianna Ashworth. Questo Wagyu... Madonna, l'ho ucciso. Ha fatto casino? No, non ha fatto casino. Quello però lo vede, Veloce, Gabby. Ok, okay, mi ha visto? Mi ha visto? No, non mi ha visto. Cazzo, però... però è arrivata qui, C'è il vetro, secondo voi. Che cazzo trovo? Oh, oh, oh! Cazzo, è lei che li crea ste radici di merda! Sappiamo come usare il tuo braccio. Ragazzi, spero che non sia abbastanza dura da uccidere questa, Ha ucciso il suo... ha ucciso il suo coso. Guarda, sei anche a pecora! Peccato che ho scelto la tizia. Vediamo che amuleto mi ha dato. Iniziali una... si trasforma in una maschera di sangue. Bello! Bello, bello. Teniamo questo qua, raga. No, questo sinceramente non è che mi interessi tantissimo. Infatti, andiamo. Ragazzi, tot figo. Porca puttana, che headshot. Ma che headshot hai fatto, raga? Questa non è Delilah. C'è una runa, Questa è Delilah, raga. Sì. Filmato. Come se potessi nasconderti da me, Ellie. Il piccolo passero nero è libero dalla gabbia, finalmente. Brianna Ashworth è morta. Bambina viziata, non ne avevi il diritto. Tu che... raga, ma c'è un cane. Qua, cazzo! Sei impazzito! Ma dai, ma non vale così! Ma sei matto! Ashworth è morta. Raga, io adesso mo mi guardo se c'è o meno, Sta arrivando, guarda. Adesso col cazzo, salta, salta, salta. Ah, devo tenere premuto, lol. Raga, sti cazzi del filmato, io non voglio morire. Vaffanculo, sto cane è merda. Mi ferisco un po' sulla donna morta. Ok. Bachi! Non ha visto, ragazzi, non sono stati maltrattati animali in questo video, ve lo prometto, ve lo giuro. Non sa mai. Boh. Quelle lenti potrebbero essere collegate a ciò su cui lavora Ashworth. Raga, c'è una runa là. Ve l'ho detto che le avrei prese tutte. Pochi! E abbaia sempre sto cane! 10 minuti che abbaia! Oh! La runa è qui, Pianino. Ragazzi, io salvo che sinceramente mi trovo molto meglio salvando. Sono molto più sicuro. Almeno qua non mi beccano. Quindi se dovessi morire riparto da qua. Piano. Che ragazzi, sapete perché vado pianissimo? Perché di là ci sono due teste di cane, vedete? C'è pure la uva sercogniana. Buona. Buona. Ok, là c'è il tizio. Però adesso lo salto con la bella schivata. La proiezione, scusatemi. Vai. Ottimo. Ci siamo, Gabbo.
Ragazzi, questa situazione è un po' brutta, vi dico la verità, perché non so se le vedete là, ci sono due tizie. Ok, per non farmi vedere, perché è stato stupido, ho chiamato l'ascensore, si sono girate, vado là. Ok, sembra tutto a posto, perfetto. Dobbiamo scendere. Questa situazione non mi piace, perché sta testa qua non l'ho uccisa io, ecco, vedete. Fanculo! Madonna, mi ha dato un sacco di problemi, ragazzi, sto coso. Che poi... alla fine dovevo... Signori, signori, siamo arrivati giù. Qua. Siamo ormai alla fine di questa missione, mi sa, ragazzi, eh. Allora, la runa è là a 18 metri. E c'è anche l'obiettivo, quindi top della gamma, raga. Proviamo a vedere qua. Allora, le mosche del sangue le danno vita a ste stronze. Però adesso io provo ad affrontarle con i dardi. Proviamo a vedere come funziona. Anche perché, però là ci sono le cose, quindi occhio Gabby Squared. Allora, c'ho il dardo incendiario, ottimo. Vediamo la testa della tipa. Io ci provo, raga. Boom. Non mi hanno beccato. Quindi la balestra, ragazzi, è un'arma fenomenale. Vediamo se il narcotizzante gli dà. Narcotizza veramente. Sì, anche se sono streghe. Ottimo. Questo lo spacco. Ste bastarde qua. Prendiamo una roba che mi dà le monete. Distruggiamo un po' tutto. A ste mosche che fondamentalmente prese singola non mi fanno male. Ma bisogna stare attenti quando sono tipo nello sciame. Questa la uccidiamo. Così mi si dà più fastidio. Ok. Non dovrebbero esserci più nemici. Ottimo. Distruggiamo questo. Buona. Ragazzi, qua c'è la runa, ma devo rompere qui. Speriamo che non si accorgano di me. Ok. Sì, infatti si sono accorti di me. Perfetto. E qui. Ok. Non è stata neanche tanto difficile questa, raga. Optimus. Audiografo. Le coppole dell'audiografo di Brienne Ashworth. E adesso dobbiamo fuggire. Dobbiamo tornare da Megan Foster, raga. Però qua dentro, siccome c'è qualcosa di interesting. So. Su di qua. Occhio giù. Pianino. Ok. Ottimo. Le piume che mi danno monete. Oh, il quadro, $200. Grazie. Spegniamo le candele perché sennò mi dà fastidio. Non mi va di leggere, quindi togliamo. Scusate, raga, non mi va di leggere davvero. Però almeno ve lo apro, così magari se volete leggere mettete pausa. Andiamo avanti. Ok. Sperando di non incontrare troppe difficoltà nel raggiungere di nuovo Megan. Anche se la strada la dovrei conoscere a memoria. Che raga, non avete idea di quanto sto registrando. Cioè tipo un'ora e mezza. Anche perché mi perdo un po' tra me e me. Cioè tipo ogni tanto mi metto a, quando ci sono tipo delle pause in mezzo, mi metto a guardare i video. Sì, perché è veramente, cioè, è pesante, raga, è pesante per me da giocare, figuriamoci per voi da vedere, raga. Però ormai l'ho iniziato e devo finirlo, raga. Ma anche perché mi sta piacendo, vi dico la verità. E non è che vi sto a pigliare per culo, per l'amor di Dio. Mi sta piacendo. Ok, lì siamo fuori, quindi raggiungiamo la Megan Fox, dai, forza. Ragazzi, ormai sono arrivato, eh. Ok, vedi di correre, Gabbo, adesso me la faccio runnando questa. Salta. Parati, ok, via, 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 Gabbo. Ok. Ci sei? Oh, cazzo, ma... Poverino, ma spero che fosse cattivo, raga, eh. Se era un civile, sono proprio una cattiva persona. Eccoti! Allora è fatto. Ashworth non sarà più un problema. Bene. Ma Emily, c'è dell'altro. Quando vivevo a Dunwall, ho fatto cose di cui non vado fiera. Non è un requisito per la cittadinanza? Ciò che ho da dire è la verità. Conoscevo Delilah e Ashworth. Ho creduto alle loro idiozie e sono finita sulla cattiva strada. Prima di tutto questo, pensavo che Delilah fosse morta. Non voglio parlarne ora, ma dovevo dirvelo. Ci sono cose di cui mi pento. Non sai mai di chi fidarti, vero? Tutti commettono errori, Imperatrice. Mi dovrete raccontare tutti i vostri segreti. Siamo pronti ad andare?
Sì, andiamo. Torniamo alla Dreadful Whale. Un altro passo verso il Duca di Serkonos e verso Delilah. Vabbè signori, questo video finisce qua. Lasciate un mi piace, un commento. Ci vediamo in questi giorni con un nuovo episodio di Dishonored 2. Continuerò anche Watch Dogs, mi raccomando. Qui da Gabby di Square è tutto. Lasciate un mi piace, un commento. Alla prossima. Bella.